Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Hydroneer, che mi sa un po' il cugino di Astroneer o qualcosa del genere. Naturalmente questa è una preview, non abbiamo mai giocato il gioco e lo scopriremo insieme. Vedo qualcosa, impostazioni, video tutorial, nuova partita. Ah, ok, ce l'ha cambiato semplicemente cliccando qui la bandierina, perfetto. Diciamo che sì, il font non è dei migliori, ma non è un problema. Andiamo su nuova partita. What? Ah, proprio così. Video tutorial corto? Torno al menu e salva. Oh, ok, signori, non ho capito. Non c'è un tutorial, niente? C'è solamente il video tutorial corto. E ce lo andiamo a vedere. Bene, ho dato un rapido sguardo a questo fantomatico tutorial. Onestamente avrei preferito un tutorial in game piuttosto che un video. Però proviamo. Nuova partita, ci butta qui. Da quello che ho capito, allora, praticamente, qui abbiamo questo, che si prende con la E. Pala basica, metti a terra un secchio e versa. Ok, e la buttiamo così. Prendiamo questo, che lo mettiamo qui. Qui c'è una mappa. Player location, dig site. Ok, ci abbiamo la mappa. Poi abbiamo un secchiellino e un secchiello. Prendiamo questo e scaviamo, vediamo. Lo scava? Così proprio? Ok. Ma questo... Ah, questo lo possiamo svuotare qua? Scusa. Andiamo? No, qua così? Ma è un po' strano sta cosa. Ok, no. Dove... Prendilo, questo qua, prendilo e mettilo qua. No. Ma il puntatore verde è un po' storto rispetto a quello mio. Ok. Andiamo qui e quello che ho capito era tipo una roba del genere. Non era proprio così, però va bene. Poi, cosa facciamo? Così? E quindi? Cosa abbiamo? Quello. E quando, adesso? Con questo? Non so. Usato con un setaccio per cercare risorse nell'acqua e nella terra. Ma veramente? Cosa abbiamo trovato? Ferro grezzo. Signori, il nostro primo ferro. Non ci ho capito niente. Non ho capito perché butto le cose. Però questo lo prendo. Lo metto qua. No, così lo svuota, così lo piazza. Come si fa a piazzarlo? Così. Non lo so. Allora, impostazioni. Impostazioni tasti. Sprint, raccogli, lasci, interagisci, abbassarti, salta, ruota, entra, esci dal veicolo. Ok, no, proprio così. Ok, lo vuole buttato per terra. Noi prendiamo questo, se lo butto. Bingo! Ok, ho capito bene o male. Iniziamo a scavare, quindi, no? E questa dove la mettiamo? La nascondiamo qua. Mi raccomando, non ditelo a nessuno. Ok, prendiamo questo. No, non era così, era così. Ok, prendiamo la pala e scaviamo. È finita. Prendiamo questo e lo mettiamo qua. Così, no, così, no. Ma perché non lo fa? Ok, boh, vabbè. No, fermati. No. E c'è un problema con il cursore verde e il cursore blu. Vabbè. Ma no! Non l'ho capito. Vabbè. Non lo fa. Non l'ho capito. A volte funziona, può essere diviso in blocchi più piccoli o non piccoli. No, 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 no. Io lo voglio buttare qua dentro. Esatto, volevo proprio questo. Puoi fare così. Ah, devo fare così. Ok, e poi con la spazzolina. Però ormai è diventata piena di acqua, quindi ho rovinato tutto. Ok. Ma se io facessi così...
Ah, no. Vabbè. Riproviamo in... così. Ok. Che è successo? No. Non ci sto capendo più niente. Ok. Perfetto. Diciamo che è diventato abbastanza complicato, ma ce la facciamo. Allora, uno e lo metto qua. Due lo mette qua. Questo lo mette qua. Questo lo mette qua. E questo è pieno. Ok. Adesso prendiamo questo. Dobbiamo metterlo. Può contenere risorse, monete, acqua e terra. Ok. Qui. Così. Quando fate questa cosa qua, dovete guardare il cursore verde, non quello al centro, cioè quello viola. Ok, allora facciamo così, poi facciamo così, con la E, ma è col tasto destro, perché se non il tasto destro svuotate tutto. Lo mettiamo qua, prendiamo la spazzola e col puntando con il viola, in questo caso prendiamo i pezzi di ferro. Uno. Due. E tre. Perfetto. Quindi passiamo all'altra. Stai fermo un attimo qua, per favore. No, eh. Ok. Qua. Invece questo è col cursore viola. Sempre col tasto sinistro si riempie. Andiamo qui, lo prendiamo. Andiamo nel setaccio. Premiamo. Sempre col sinistro. Questo lo buttiamo. Andiamo qui. Sinistro sull'acqua. L'ha buttato. No! Perché l'hai buttato? Qua cosa c'è? Facciamoci un giro nella mappa. Abbiamo capito il discorso di come è fatto. Ci prendiamo uno. No. Odio questo fatto che devi guardare il cursore verde e non il cursore centrale della mappa. Va benissimo. Avere il doppio cursore è una cosa non molto bella. Andiamo qui. C'è una macchina qua. Ma si... aspetta un attimo. Via. Si può guidare? Due. Due. Sempre due, non due. E due, no. Aspetta, cosa c'è scritto qua? Tools and equipment. Attenzione. Buongiorno. Compra. Come compra? Cosa dire compra? Ma qua ci sono i tuboni. 22 tubi acqua con valvola. Fico. Qua. Tappo. Mappa del mondo. Casco da minatore. Ma come si faccio a vendere la roba? Tipo io ho raccolto questa, no? Piccola fornace. Quindi ho bisogno della fornace. Ah, ho capito. Questo ferro grezzo, io avrei bisogno di questa fornace, che non so come si compra. Inventario, V, M, non c'è nessun tasto, nessun menu. Non, ma l'ho preso così? Ma non lo compro io, rubo la roba. Cioè, non ho capito, posso prendere tutto quello che voglio? Non lo potevi dire prima, non è compra, è ruba tutto quello che voglio. Sono ricco. Questo cos'è? Letto, lo voglio. Ma vabbè, io mi prendo il secchio e me ne vado in giro. Volevo vedere un po' cosa c'è in giro. Vedi, andiamo qui. Qui c'è un castello. Vendi. Oh, vedi? No. Non si svuota. No, aspetta. Ok. Ma ne ho persi qualcuno? No. Toh, ti vendo il ferro. Uno. Vediamo se si può. E tre. No. Signore, il ferro non lo vuole. Non gli piace. E non lo vuole.
Quindi lo prendiamo di nuovo e ce lo portiamo dall'altra parte. Dobbiamo capire come funziona il tutto. Qui c'è una scala però. No, ci metti una scala qua, scusami. No. Poi di qua cosa ci abbiamo? Un castello, una fortezza, un Power Ranger. Un'altra scala strana. Ah, non è una scala, è una specie di cosa qua sotto. Ok, qua c'è un cancelletto. E qui? Ah, qui ci sono i prezzi. Quindi dovremmo smeltare questa roba qui e farci soldi. Quello che io non ho capito è lui ci dice che vuole i soldi, ma noi possiamo prendere tutto praticamente. Cioè io adesso, da quello che ho capito, me ne ritorno qui. Mollo questo. Anzi, facciamo così. Stai fermo lì, eh. Cioè, se io adesso andassi qui... Di là cosa c'è? Dobbiamo esplorare un attimino la mappa per capire. Qua c'è tanta roba. Ah, questa è la stessa cosa. Prezzi. Qua vende lingotti. E qui? Ah. Anche qui c'è tubi, chiavi, borsa degli strumenti, ripara. Filtro tubo dell'acqua, sposta l'acqua e la filtra del 20%, diminuisce la pressione del 2%, si danneggia. Ma tanta roba, si può salire? No. Compra, C0. Vabbè, non lo so, onestamente. Però c'è una miniera. Adesso ste robe. Aiuto. Ok, penso che gli metti la dinamite e esplode. Non lo so. Però ci abbiamo anche questo, che è il nostro carro 2, che non fa niente. Non so perché. A questo punto compra. Non lo so, non funziona. Va bene. Allora, setaccio, spazzola. Allora, io porto questo. Vediamo un attimo, Aiuto. Non mi fa uscire? No, mi sono bloccato. Ok. Ok, hai capito. Non ti fa uscire perché stai rubando. Ah, per costruire. Io vorrei questo. Costa 22. No. 22. Compra. No. Ma se lo lancio? Attenzione, l'ho lanciato, eh. Lui non l'ha visto. Non lo posso prendere. Perché l'ho lanciato. Va bene. Ok. Ma di qua si può andare? Qua c'è un'altra miniera. Ok, bene o male l'avete capito il gioco, giusto? Quindi è scavare, raccogliere, setacciare, per poi comprare altri oggetti ancora più belli e fighi, per poter scavare e raccogliere altri oggetti ancora più fighi, tipo minerali, per poter poi smeltare nei piccoli fornacei e diventare sempre più ricchi e comprare altre cose. L'unica cosa che non ho capito è come faccio, se, dato che a meno che devo trovare le pepite d'oro...
Quali sono le miniere? Poi c'è il gioielliere, che ci siamo stati. Poi c'è il magazzino e lo stock market, che si trova... di qua. Andiamo allo stock market, vediamo un attimo, perché magari lo stock market vende roba che... ma c'è un altro bioma lì. Sì, qua non ci siamo mai stati. Sì, c'è questa mappa qua che dà un po' fastidio. Cascate, è quello. Ok, moriremo di freddo? Chi lo sa? Ma lo stock market vuole sempre la stessa cosa, bene o male. Però soltanto che il bioma è un po' diverso. Bene. Torniamo indietro. Diciamo che è un giochino a passatempo, dove potete stare qui, rilassarvi, relax, belli tranquilli, raccogliere oggetti e poi piano piano andarli a vendere. Chissà cosa succede quando faremo un buco gigante. No, la E. Questo è sinistro e questa è la E. È un po' un casino, esatto. Perché ogni volta devi stare attento che i comandi sono uno in uno è un comando, uno è un altro. È un po'... attenzione. Cos'è? Oro grezzo! Signori, abbiamo trovato l'oro. Eccolo qua. La nostra prima pepita d'oro. C'è il castello. C'è il gioielliere. Vendi. Forse così? No. Non... buongiorno, signor gioielliere. Vorrei vendere qualcosa. Sì, mi dica. Ho questa bella pepita d'oro che l'ho trovata, ma non riesco a venderla. Sa dirmi per caso? Deve farne un lingotto oppure un qualcosa di più figo. Ma come faccio a raccogliere gli oggetti se non ce li ho? Se non ho i soldi? Ha detto può essere fusa in un crogiolo per ottenere un lingotto. Può essere venduta al gioielliere. No, mi dice che può essere venduta al gioielliere. Scusa. Io prima di chiudere il gameplay vorrei vendere al gioielliere. Dove sta il gioielliere? È lui. C'eravamo quasi. È lui, il gioielliere. Oh, lag. F1. Perché dice sempre F1? Ah, ok, F1 apri e chiudi quel cartellino lì. Eccolo qua. Gioielliere. Vendi. Cacchio. Ok. Tasto sinistro del mouse, premi e fa piro piro. E premi il pulsante. E come si fa a vendere? La metto qui e la vendo? Devo metterla lì. Premo qui e lui mi dà i soldi. Signori, la svolta. Abbiamo capito come si vende. Quindi praticamente questa la possiamo mettere qua. Tanti nessuno ce la ruba. Questo? Cos'è? La lanterna, un dispositivo di illuminazione. Per lavorare di notte. Ok, la mettiamo qua. Ma proprio così, buttato? Ma un po' più leggero, ecco, grazie. Esatto, e diventa 20. Li posiamo qua, questo è il nostro tesoro. Bene, signori, il gameplay finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Spero abbiate capito molto meglio di me come si gioca questo gioco, ma cos'è questo gioco, e vi abbia fatto capire se fa per voi oppure no. E ho avuto un attimo di difficoltà perché il tutorial spiegato sul video di YouTube spiega molto le basi, ma non ti spiega nel minimo dettaglio il gioco. Di solito nei videogiochi c'è sempre un tutorial per chi come me è la prima volta che lo prova e non capisce alcune meccaniche, ma soprattutto l'intro e il tutorial, in questo caso, perché di solito l'intro è uguale al tutorial, ti insegna le meccaniche. Avrei preferito un minimo di tutorial, anche se il gioco è veramente base. Da quel che ho capito, si scava, si raccoglie pepite, si va a vendere, si fanno soldi fino a creare un qualcosa con l'acqua che drena e una scavatrice, in modo tale da raccogliere e scavare sempre più risorse invece di farlo manuale con la pala, il secchiello, il setaccio e una spazzolina. Non so perché la spazzolina. Se volete supportare il canale basta un like e un commento, e se vi va iscrivetevi. E come sempre siete mitici. Alla prossima.
Bye bye.